Va bene, giustificato Carlo. Allora, va bene, avete visto come è organizzato il sistema internazionale. Il sistema internazionale vuol dire aver definito quali sono le grandezze di riferimento, aver definito che cosa si intende per uno delle diverse grandezze fisiche. Il problema adesso è diciamo un ulteriore passo che dobbiamo cercare di fare è quello che è legato a un termine che diciamo, è molto diffuso nell'ambito delle misure, in particolare nell'ambito di quella che è la metrologia. Noi facciamo misure, siamo misuristi. I metrologi sono quelli che si interessano del sistema internazionale, cioè quelli che si interessano della definizione, mantenimento, disseminazione delle unità. Allora, c'è un termine su cui dobbiamo dire qualcosa, che è il termine della riferibilità. Cosa si intende per riferibilità di una misura? Cosa si intende quando io affermo che una misura è riferibile? Diciamo, la frase che completa è: una misura è riferibile ai campioni internazionali. Ai campioni internazionali generalmente si omette. Cosa si intende riferibile ai campioni internazionali? Che tramite una serie di confronti, una serie ininterrotta di confronti, si riesce ad arrivare da quella misura ai campioni internazionali di riferimento. Che vuol dire una catena ininterrotta di confronti? Io le misure, abbiamo capito, le faccio con strumenti di misura. Strumenti singoli, insieme di strumenti che compongono quello che abbiamo chiamato metodo di misura, una catena di strumenti. Ok? Ognuno di questi strumenti dovrebbe essere controllato, garantito, confrontato con i campioni internazionali. Cioè, se io dico che questo voltmetro misura 120 volt, vuol dire che quella grandezza che io ho misurato è 120 volte più grande di quella a cui ho dato valore 1, che dove sta? In Italia sta nell'istituto, nell'INRIM, l'Istituto Metrologico nazionale, che sta a Torino. Voi potete mai immaginare che per garantire che ci sia questa riferibilità devo fare l'operazione che è la prima esercitazione che andrete a fare, che è la taratura. Cosa vuol dire tarare uno strumento? Vuol dire confrontarlo rispetto a uno di categoria migliore, per vedere se funziona bene. Poi vediamo un attimo come è fatta in generale una taratura. Secondo voi, qualunque voltmetro fetente io lo devo prendere, lo devo confrontare con, lo devo mandare all'IRIM per fare un'operazione di taratura con il campione nazionale? E questa cosa non sarebbe tecnicamente fattibile e non utile. Se io ho uno strumento che misura all'1%, le misure di tensione a livello nazionale e internazionale le riesco a fare con una precisione intorno ai 10 a meno 8, 10 a meno 9, è inutile fare questa operazione. Allora, che faccio? Mando il mio strumento, se voglio che faccia misure riferibili, lo mando a dei laboratori che sono laboratori accreditati. Questi laboratori che fanno? Confrontano questo strumento con uno strumento migliore, non uno strumento, non c'è nel laboratorio il campione internazionale, c'è uno strumento migliore. Questo laboratorio che ha fatto questo strumento migliore l'ha preso e l'ha mandato in un laboratorio di qualità più alta.
di qualità più alta, di qualità più alta, fino a che tramite una catena ininterrotta di confronti non si arriva agli istituti meteorologici nazionali. Quindi noi abbiamo gli istituti meteorologici nazionali in Italia, INRI, Istituto Nazionale di Ricerca in Meteorologia. Poi abbiamo una serie di laboratori. Attualmente i laboratori accreditati si chiamano LAT, Laboratori Accreditati di Taratura. E questi laboratori creano quello che in Italia si chiama il Servizio Nazionale di Taratura. Tutti questi laboratori realizzano questo sistema. Tenete presente che le misure devono essere riferibili, cioè devo fare misure su cui posso contare tutte le volte che io da queste misure devo trarre poi delle decisioni o delle transazioni economiche, no? Cioè, voi interagite con un mare di misure a fronte delle quali c'è una transazione economica. Adesso non funziona più così, ma un tempo, ad esempio, voi pagavate il tempo di comunicazione sulla base del tempo in cui eravate collegati. Questa misura di tempo deve essere una misura affidabile, altrimenti chi vi fa pagare? Le misure di energia che vengono fatte a casa vostra, la misura di acqua che viene fatta a casa vostra, di gas che viene fatto a casa vostra, la misura di velocità che viene fatta con un autovelox per farvi la multa, quella misura deve essere riferibile. Se quando vi fanno la multa, se vi è capitato di fare una multa con un autovelox, trovate lo strumento è stato tarato presso il LAT XXX in data. Ok? In Italia di laboratori LAT ce ne sono, adesso saranno un paio di centinaia, abbastanza pochi, perché in Italia c'è un approccio a questo concetto dell'accreditamento dei laboratori molto rigido. Sarà che l'IRIM sta a Torino, i torinesi sono un pochino, no, in Inghilterra i laboratori accreditati taratura sono migliaia. Tutti questi laboratori fanno parte di un accordo European Accreditation Agreement che cioè voi potreste pure prendere un vostro strumento e mandarlo a tarare in un laboratorio accreditato EA di altra che non è EA Sport Dude Game, non è FIFA. Noi ad esempio, allora di laboratori LAT universitari, fatemi un po' diciamo atteggiare un pochino, laboratori accreditati universitari ce ne sono in Italia tre, Politecnico Milano, Politecnico Torino e Università di Cassino. Noi, e questo mi fa meno onore, tariamo circa il 50% degli autovelox italiani. Quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, se prendete una multa con l'autovelox e leggete l'AT 105, abbiate comprensione verso il nostro laboratorio. Anch'io ho avuto una multa di uno strumento tarato da me, cioè che un poco ho chiamato subito, ma quel giorno mi avete tarato bene, ma Rosso, sì, abbiamo fatto tutto correttamente. Un tempo, quando non mettevano che lo strumento era stato tarato, era un modo semplice per fare ricorso. Perché se la misura non è riferibile ai campioni nazionali, noi, il nostro campione primario, in questi laboratori ci sono, fate il confronto di un misuratore, noi tariamo quelli della polizia. Anche quelli mobili della polizia. Allora, ci mandano questi strumenti a tarare. Noi abbiamo il nostro campione di riferimento rispetto a cui confrontiamo. Abbiamo un nostro campione primario, per cui ogni tanto confrontiamo il nostro di lavoro con un nostro primario, e questo primario ogni tanto lo mandiamo, tra l'altro, all'estero, perché in Italia non c'è un laboratorio che fa quel tipo di verifiche, e lo mandiamo in un laboratorio in Svizzera. Questo
Quindi è tutta una struttura a catena che consente di garantire, ripeto, la riferibilità nelle misure per le quali serve la riferibilità. Cioè, se io devo mettere il sensore INO dentro il misuratore di temperatura in quel termostato, non lo taro. Cioè, non ha senso effettuare l'operazione di taratura per qualunque misura di grandezza fisica devo fare. Però tutte le volte che devo associare una operazione, una transazione commerciale in cui c'è uno che vende qualcosa, le bilance che trovate dai salumieri sono tutte tarate. Le bilance dei gioiellieri, a maggior ragione, sono tutte tarate. I misuratori di benzina, di carburante, le pompe sono tarate e tengono i bolli sopra per evitare che chi vende la benzina li sabota. Ok? Quindi diciamo, dietro tutta la vostra vita ci sono numerose misure che vengono fatte e dietro ognuna di queste misure, soprattutto quelle rispetto alle quali pagate dei soldi, e sono, ripeto, molte di più di quanto vi capita di pensare, se voi iniziate a pensare agli strumenti di misura con cui avete a che fare nella vostra vita normale, sono tantissimi. La maggior parte di questi sono tarati. Come si fa un'operazione di taratura? Qual è la struttura più generale di un'operazione di taratura? Io ho bisogno di un generatore del misurando. Il termine misurando, non so se l'abbiamo già utilizzato in queste lezioni, è la grandezza fisica che devo misurare. Allora, se io devo tarare un volmetro, voi farete una taratura di un volmetro, mi serve un generatore di tensione. Questa tensione la faccio misurare dallo strumento incognito e da uno strumento che chiamo campione. È solo uno strumento che misura la stessa grandezza fisica meglio. Meglio dell'incognito. Questo generatore deve essere in grado di generare il mio misurando in maniera variabile, perché io questo confronto lo devo fare per tutta la scala di funzionamento del mio strumento. Non è che posso tarare solo a 100 all'ora. Garantisco che lo strumento funziona bene quando misura 100 km all'ora, ma se vado a 120 o a 90 non lo controllo e quindi invece devo coprire in questa operazione tutta la scala. Deve essere variabile e deve garantire fondamentalmente stabilità. Abbiamo parlato di questa proprietà degli strumenti garantire un funzionamento. Però mentre ne abbiamo parlato soprattutto in termini di stabilità nel lungo termine, cioè capacità di mantenere le stesse prestazioni dopo mesi, dopo anni, in questo caso a me serve una stabilità nel tempo breve. Ora cerchiamo di capire perché. Per qualche grandezza fisica mi serve anche che questo generatore abbia una certa omogeneità spaziale. Partiamo dalla stabilità nel tempo e poi parliamo di questo aspetto spaziale. Perché mi serve la stabilità nel tempo? Allora, io mando ai due volmetri un volt e vedo cosa mi misurano i due. Allora, intanto, vedete, di lui non ho preteso che sia preciso. Cioè, quando io gli dico tirami fuori un volt, se lui mi tira fuori 1,1 volt, non mi importa. Perché a me è il campione che mi dice qual è il valore di riferimento, qual è il valore che questo strumento incognito dovrebbe dare. Ok?
Quindi di questo strumento non mi interessa la precisione. Se lui non fosse stabile, se lui anziché tirarmi fuori una bella tensione costante, mi tira fuori una tensione che mi oscilla, se questi due dispositivi hanno una dinamica diversa, ricordate, il comportamento dinamico è la capacità dello strumento di seguire variazioni del misurando, allora potrei avere che l'X, immaginiamo, è più pronto. Se lui è più pronto, segue meglio le variazioni di incognita, però magari sbaglia, quindi lui fa così. Misura di meno, ma segue sempre l'incognita. L'altro è un po' più lento, quindi misura correttamente il valore medio, ma non segue le variazioni. Allora voi vi trovate a dover fare dei confronti che possono dare origine a valori diversi a seconda dell'istante di tempo in cui fate la misura. Allora a voi serve che il generatore sia stabile. Se gli dite dammi un volt, voi volete che sia un volt. A questo punto i due strumenti misurano a loro meglio, il campione sarà più vicino a questo valore, l'incognito sarà più lontano e voi confrontate incognito con campione. Il problema dell'omogeneità spaziale è per le grandezze che hanno una variabilità spaziale. Temperatura, campo elettromagnetico. Ad esempio, la camera anecoica che abbiamo a piano terra, se voi entrate, vedete una porta di ferro sprangata sulle. Quello è il laboratorio di compatibilità elettromagnetica della nostra università. È un laboratorio dove c'è una camera con dei coni che rende il sistema non influenzabile da campi magnetici esterni. All'interno di questo spazio si fanno, tra le altre cose, tarature di antenne, tarature di misuratori di campo elettromagnetico. Che vuol dire? Che io genero un campo, misuro il campo con un misuratore più preciso, misuro il campo con un misuratore meno preciso. E mica le posso piazzare nello stesso punto questi due misuratori, e fisicamente hanno una loro dimensionalità, quindi li metterò un po' distanti tra loro. Se il generatore di campo non è omogeneo nello spazio, loro misurano una differenza che non è legata alla differente performance degli strumenti, ma è legata al fatto che nello spazio il campo è diverso. Misuratore di temperatura, voi inserite il sensore di temperatura, il campione, l'incognito e il campione in una vasca. In quella vasca, per avere la stessa temperatura, ci stanno degli agitatori, in maniera tale che il generatore di temperatura renda la temperatura di questa vasca il più possibile omogenea. Quindi, diciamo, questi generatori sono oggetti da cui non pretendo precisione, pretendo stabilità e omogeneità nello spazio. Questo non si applica. Adesso noi faremo una taratura di un volmetro, è ovvio che non ha senso l'omogeneità spaziale, la tensione sta sui fili, non ci crea, non abbiamo di questi problemi. Quale sarà il circuito che vedrete realizzato, che realizzerete, quello che di voi sarà in laboratorio realizzerà? Generatore di tensione. Questo è un generatore di tensione costante. A me serve che sia variabile. Allora, o metto un alimentatore variabile, ma generalmente come si fa a ottenere una tensione variabile? Con un resistore a tre morsetti, un reostato. È un oggetto, una resistenza che ha due accessi fissi, un accesso variabile. Tra questi due morsetti potete trovare tensione zero, tensione pari a E. E poi V con X.
perché dovete far misurare all'incognito e al campione la stessa grandezza fisica. Questo sarà uno strumento ad ago, ad indice, con delle sue, con una sua accuracy. Questo sarà uno strumento numerico con prestazioni di qualità più elevata. Generalmente, siccome abbiamo ragionato su questo discorso, l'incertezza deve essere una precisione 3-4 volte migliore di quest'altra. Nel caso nostro sarà molto maggiore di quella, dell'incognito. La taratura va fatta in tutti i punti della scala, cioè io devo vedere in ogni punto della scala, al variare della tensione che lui misura, se la differenza fra V con X e V con C come vedete ogni tanto il termine errore compare, è lo scostamento tra due valori, uno più affidabile che possiamo ritenere in questa misura come il valore vero e un altro il valore misurato. Questo errore al variare della tensione mi dà, diciamo, il comportamento dello strumento. Questo è un modo analogo a quello di vedere la curva di taratura, diagramma di taratura. Abbiamo usato il termine taratura anche quando parlavamo di curve di diagramma di taratura, perché si riporta di solito quando faccio queste operazioni, questa noi la chiamiamo taratura di un volmetro, in realtà l'operazione di taratura è quella che fa il costruttore la prima volta per andare proprio a capire dove deve mettere le tacchette, lo tara. Questa è un'operazione che è di verifica di taratura, cioè controlliamo che questo strumento continua ad avere le prestazioni con le quali mi è stato venduto, che è quello che noi facciamo nei laboratori. Là io prendo un autovelox e periodicamente lo taro, periodicamente non è che lo aggiusto, lo costruisco, periodicamente controllo che le sue prestazioni siano coerenti con quelle fornite al costruttore. Tenete presente che su questo discorso del controllo di taratura è un pochino è un po' come un po' come le misure di temperatura che stiamo facendo in questi giorni per vedere se non abbiamo il coronavirus, cioè funzionano verso il passato ma non verso il futuro. Cioè io controllo, taro un autovelox, poi quelli lo mettono sul campo, potrebbe anche darsi che dopo un giorno quello inizia a misurare male, però non c'è altro modo. Cioè siccome si sa che tutto sommato uno strumento per un anno continua a funzionare correttamente, io ogni anno lo controllo. Però quando io faccio un controllo, di fatto sto verificando che lui stia, che tutto quello che ha fatto prima sia giusto. Quando voi misurate la temperatura, si sa che non avete nulla. Poi lo prendete fra 3 giorni, non c'è un potere previsionale di alcune di queste misure che facciamo. È una fotografia dello stato delle cose. Vi dicevo, questo riporto, io che dovrei riportare? Abbiamo detto che noi mettiamo nel diagramma di taratura qui il valore letto e qui il misurando, no? Quindi uscita e ingresso. Generalmente se io porto il valore letto e il misurando per me chi è? E V con C. Vi trovate? È quello che io immagino essere il valore del misurando reale. Il valore letto è V con X. Allora, di fatto, in una scala del genere, e questa ve la ritrovate
una retta a 45 gradi, nel senso che alla fine gli scostamenti tra V con X e V con C sono talmente piccoli che voi qui non li andate a vedere. In questa fascia avreste una fascia di variabilità di questa curva che non riuscite a rappresentare su un grafico perché è troppo piccolo rispetto a, ad una scala di un grafico. Se riportate viceversa lo scostamento, per quello che è a questo punto la tensione, per me è il misurando, ma a questo punto tipicamente si riporta sull'asse delle X, l'ingresso, questo per me è il valore letto V con C. Quello che mi dice qual è veramente il misurando. Qui metto il confronto tra quello che misuro e quello che leggo e ottengo come si scosta. Il costruttore di questi strumenti analogici mi forniva la classe dello strumento. Lo strumento su cui lavorerete è uno strumento classe 05. Cosa è la classe di uno strumento? Voi avete, vi abbiamo fatto vedere le specifiche di uno strumento numerico, l'accuracy, tutti, diciamo, un bel dettaglio di quali sono tutte le specifiche. I vecchi strumenti ad ago davano un unico parametro, onnicomprensivo, classe. Cosa si intende per classe dello strumento? La classe è definita come errore massimo diviso il fondo scala per 100. Che vuol dire classe 05? Questo strumento è uno strumento che misura tensione continua e ha un fondo scala di 15 volt DC. Quindi che vuol dire classe 05? Vuol dire che lo strumento è uno strumento che il costruttore si impegna abbia errore massimo pari alla classe 05 per il fondo scala 15 diviso 100, 0,75 volt. Cos'è il fondo scala? Dunque, hai ragione. Allora, il fondo scala o portata di uno strumento è il massimo valore che lo strumento è in grado di misurare. Quindi, in questo nostro strumento ad ago abbiamo lo 0 e i 15 volt. Quindi che vuol dire? Vuol dire che io in tutta la scala devo avere che questa curva deve essere compresa tra 0,75 e meno 0,75. Se riscontro che in queste misure che devo fare tra, devo fare una misura a un volt, una misura a due volt, una misura a tre volt, 4, 5 e così via, fino a 15 volt. Se riscontro che gli scostamenti tra valore misurato e valore letto sono inferiori a 0,75 volt, posso dire che questo strumento è ancora rispondente alle specifiche del costruttore. Se va fuori, devo decidere. O lo butto, oppure dico, guarda, è diventato uno strumento di classe 1. Cioè, a volte, gli oggetti, quando peggiorano, vengono declassati. Allora so che le sue performance da questo momento in poi saranno delle performance di qualità inferiore a quelle per lo quale l'avevo comprato. Altra soluzione, lo rimando dal costruttore, non un voltmetrino del genere che costa 4 soldi, lo rimando al costruttore, il costruttore lo rimette in punto, fa delle operazioni all'interno dell'oggetto e me lo riporta al valore, alle performance per le quali me l'aveva venduto. Quindi lo alieno, lo declasso, lo rimetto a funzionare così come aveva funzionato fino allora. Allora, questa è una prima esercitazione molto semplice che voi farete in laboratorio, facciamo pure un po' di, troverete a dover fare un po' di elaborazioni, anche un po' di test del chi quadro su certi dati misurati, perché questo confronto non lo fate una tantum, l'operazione di taratura si basa facendo questo confronto più volte.
cioè non faccio mai un confronto secco tra E con X, V con X e V con C, tra la grandezza, per cui otterrò un errore medio e una fascia di errori. D'altra parte è la stessa cosa che ottengo qua, soltanto che qui otterrei una fascia irrappresentabile. Quando vado a mettere gli errori, qua saranno millivolt, decimi di millivolt, riesco a vedere qualcosa a livello di grafico. A coloro che andranno in laboratorio, a coloro che non vanno in laboratorio sicuramente, a coloro che vanno in laboratorio consiglio comunque di vedere prima di andare in laboratorio l'esercitazione registrata, perché noi diamo qualche indicazione intanto degli oggetti fisici, cioè io adesso vi parlo di V con X e V con C, ma una cosa è dire guarda questo è V con X, guarda qua sono i morsetti dove ci si collega, qua sono i tasti da premere per farli misurare tensione continua, cioè questa è una di quelle cose che noi non è uno degli aspetti positivi di questa esperienza che abbiamo fatto del lockdown, cioè noi prima voi andavate in laboratorio senza aver visto niente, adesso siccome le abbiamo registrate, se uno se le guarda un pochino prima, va in laboratorio un po' più consapevole degli oggetti con cui si trova ad avere a che fare, in maniera tale che quel periodo che sta in laboratorio lo sfrutta al massimo. Ok. Il primo strumento che noi andiamo a questa parte qui non so se trova particolare riscontro in qualcuna delle dovremmo avere delle dispense sulla taratura, quindi probabilmente le trovate. Quello che dico adesso segue alcuni anche un PowerPoint che è stato caricato legato alle misure da fare con un multimetro. Quindi trovate un po' di rispondenza tra quello che vi racconterò qua. Io preferisco la lavagna, però quello che trovate sui lucidi può essere un utile riscontro. Vi dicevo, il primo strumento che noi andiamo ad usare, nella taratura li usiamo ma in maniera tutto sommato molto semplice, cioè fanno soltanto una cosa, non c'è nessuna problematica di misura. Come vi dicevo è il multimetro, multimeter, è un oggetto che misura molte cose. In che senso? Perché misura tensione, misura corrente, misura resistenza, ma misura tensioni continue e tensioni alternate, correnti continue, correnti alternate e resistenza. Molti multimetri moderni più trovate che fanno anche altre cose, li trovate che misurano capacità, misurano continuità di diodi, però diciamo il multimetro nella sua configurazione base fa la misura di queste grandezze e lo fa anche garantendo una buona il termine inglese è abbastanza intraducibile, devo dire non è bellissimo anche in inglese, rangeability. Allora il range che cos'è? Il range è il campo di misura, ovvero lo strumento se misura da 0 a 100 volt il range è 100 volt, ok?
Dire che ha una elevata rangeability vuol dire che gli posso variare il range. Gli posso dire che il fondo scala è 1 volt, 10 volt, 100 volt. Gli posso dire che il fondo scala è 1 milliohm, 10 milliohm, 100 milliohm, 10 ohm, 100 ohm, 1 mega ohm, 10 mega ohm. Cioè, non solo misura varie grandezze fisiche, tensioni, corrente, resistenza, con varie tipologie continue alternata, ma anche per la stessa grandezza fisica gestisce un'elevata variabilità del misurando. Ok? Quindi è un multi inteso da questo punto di vista. Prima di entrare nel come è fatto un multimetro, facciamo qualche considerazione generale su quali sono le problematiche che io ho quando devo misurare tensione, corrente e resistenza. Perché alla fine questo multimetro, Madonna, e qui c'è un disastro. Ragazzi, io sto in difficoltà. Scaricata la batteria. Bravo, bravo, bravo. Allora, ragazzi, interrompiamo la registrazione. Ci rivediamo tra poco.